dico anche un'altra. 32 pagine, 210, 211 e 214. Benissimo. Ok. Bravi. Thank you. Bene. Thank you, Walter. Ok. Allora, io ora vi darei questa indicazione che serve per il ripasso di grammatica. Ok? Sì. Se voi mi vedete bene e se avete dei nipoti, dei figli, dei cugini, gente che comunque sta ancora frequentando a scuola, di sicuro loro avranno questo schema riassuntivo di grammatica inglese, dei verbi inglesi. Ve lo mostro così com'è. Vanno ben... Ce ne sono di diversi editori, ma per non andare ad acquistarlo, andate un po' a chiedere ai vostri nipoti, eccetera, vostri figli, cugini, figli degli amici, eccetera, se ve lo possono prestare per una decina di giorni, per un 15 giorni. Va bene? Ci siamo? Non si vedeva molto bene, era sfocato, è sfocato. Allora, è questo qua. Ah, inglese verbi. Ma non li abbiamo in fondo, non li abbiamo in fondo alla... No, 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 calma, calma, calma. Questo è uno specchietto riassuntivo di tutti. In fondo alla pagina, in fondo al libro, ci sono dei verbi irregolari e basta. Questo è uno schema riassuntivo che si usava semplicemente alle superiori, ok? Quindi non andate a comprarlo, ce l'avrete in casa da qualcuno. Non ce lo potete mandare come fate con il resto, speak up e compagnia bella. Questo sarà dura perché è di dimensioni enorme questo qui, non credo che riesco a mandarvelo. Può essere questo? Vediamo. Esatto, proprio quello lì. Può essere sia verde che blu, va benissimo. Allora me lo mandi tu. Grazie. Va bene, quello che trovate, io il mio è in edizione blu, ma vanno bene tutti, è semplicemente una tabella riassuntiva che vi facilita, ma non è indispensabile. Non adesso... potete passare? Non posso passarlo perché è troppo grande, ok? È vero. Poi non è indispensabile, quello che trovate in casa va bene, ok? Serve per il ripasso. Io so per chi lo vuole acquistare che c'è al Libraccio. Sì, esatto, 5 euro costa. Sono stata al Libraccio sabato pomeriggio e c'è anche lì. Sì, sì, c'è. Però vedete un po' voi. Va bene. Allora, io oggi comincerei da una parte che riguarda un po' la nostra attualità. Fino adesso abbiamo parlato di viaggi, di cose piacevoli e divertenti, però siamo in pieno clima Covid e siamo in pieno clima influenzale, pertanto mi è sembrato giusto occuparmi anche un pochettino, un po' di striscio, sia a livello di conversazione che a livello proprio di vocaboli nuovi, del lessico medico in inglese. Ok, allora io partirei da quel materiale che vi ha inviato Evelina, dalla conversazione, che è quella pagina, è la pagina 54, Everyday Dialogues e Doctor's Visit. Ok, va bene. 54. Siamo, cosa? Pagina 54 di quel materiale. Chi non ha ricevuto? No, Cecilia, io non l'ho ricevuto. Te l'ho mandato io, adesso. Ah. Maura? Sì. Maura? Sì. Per favore, mi sente? E volevo chiedere, siccome non posso seguire tutta la lezione, volevo chiedere se viene registrata su YouTube questa. Tutto viene registrato. Adriano, tutte le lezioni sono registrate, come le ho già spiegato, tranne quelle per spagnolo. Grazie mille. Perfetto. Ok. Grazie. Allora, adesso se siete d'accordo... Maura,
Maura, sì. Sono Rossana. Volevo sapere, sì, Rossana, la pagina 54 di quale... È dello speak up di gennaio che dovrebbe aver rimandato Evelina. Tu hai lasciato la mail a Evelina? Sì, ma io lo speak up di gennaio ce l'ho. Maura, te lo mando adesso. No, non ti preoccupare, Evelina. Ho il numero di gennaio. Bene, bene. Anch'io non l'ho mandato. Bene. Grazie. Allora, siccome non siete troppissimi, io direi che divisi in coppie, coppie di volontari, possiamo affrontare questo dialogo. Ci siamo? D'accordo? Sì. Allora, possiamo cominciare. Magari possiamo fare, non so, Rossana, che è già qua, con Walter, i primi due. E poi a seguire sempre in coppie. Ci state? Sì, cominciamo sì. Pure. Dai. Allora, sì, sì. Coraggio. Io faccio il dottore, evidentemente. Come vuoi, come volete, decidete voi le vostre parti. No, ok, vabbè, cominciamo, vabbè, let's start. Ok. Hello there. Aspetta, what seems to be problem? Sei? Sì, ci sono. Dov'è che hai cominciato a leggere? Ah, ho capito. Robert. Ah sì, sono io. I'm very hot and my nose is constipated. You mean congested? I am sure. Let's take your temperature. Oh yeah, you have a fever. What is your diagnosis? It is very serious. Is it first, very serious? Is it very serious? First, let me see your throat. Say, ah. 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 Poi ancora, tocca ancora a me. Sì. No, I mean open wide. Oh, ah. That looks fine. It's just as... I too, you have the flu. The flu? Yes, short for influenza. Drink lots of water. Take paracetamol. Scusatemi. Dice a day and get plenty of rest. You'll be right as rain in a week or so. Thank you, doctor. You are welcome. And once you've recovered, come and get a flu jab. Jab. What is a jab? It's a shot. An injection to inoculate you against the flu. Ok. Ok, molto bene. Allora, sempre voi due rimanete anche un attimo, tanto per cominciare, sul vocabolario. Fate ciascuno un significato, perché vedete che anche qua a volte arrivano i false friends anche qui. Coraggio, sì. Constipated. Constipated refers to difficult bowel movement. Congested means having a blocked nose, usually due to having a cold. Okay, good. The verb take is used in contests of measuring body temperature. You take someone's temperature. A body temperature of 38 degrees Celsius or higher is considered a fever. Say, is phrase used by doctors and dentists to get their patients to open their
mouth for inspection. When you say ah, you naturally open your mouth wide. Open wide is a similar instruction when the doctor wants to look inside your mouth or throat. Just as I do is a conversational phrase used when your suspicions are proven to be correct. Proven. Okay. Flu? Flu is a colloquial name for influenza, a highly infectious respiratory illness. Okay. Right as rain is a popular idiom meaning absolutely fine. You can use or so instead of approximately, they mean the same thing. A jab or shot are synonyms for injection. Sorry. To inoculate is to treat someone with a vaccine to prevent disease. Okay. È vero. Qua si sta parlando però il vaccino contro la banalissima influenza, non siamo ancora al Covid, però anche di influenza bisogna vaccinarsi, ok? Quindi abbiamo rivisto come ci si comporta dal medico e abbiamo imparato dei nuovi termini che riguardano l'influenza e malattie varie. Va bene, allora io direi grazie a Rossana e Walter, altri due volontari, coraggio. Qualche cosa. Giù. Per fare questa... Luce Fabrizio, dialogo. Facciamo noi due. Maura, facciamo noi? Sì, Fabrizio e Pinuccia, d'accordo. Coraggio. Hello there, what seems to be the problem? I am very hot and my nose is constipated. You mean congested? I am sure. Let's take your temperature. Oh yes, you have a fever. What is your diagnosis? No, diagnosis. It's very serious. First, let me see your throat. Say ah. Ah. No, I mean open wide. Oh, ah. That looks fine. It's just a itud, you have the flu. The flu? Yes. Short for influenza. Drink a lot of water. Take paracetamol twice a day and get plenty of rest. You'll be right as rain in a week or so. E questo è un come? A week or so. Ho preso poco. Sì, una settimana o giù di lì, più o meno. Ok? Mm-hmm. Okay. Bravo. Allora, thank you, doctor. You are welcome. And once you have a recovered, come and get a flu jab. A jab? What is jab? It's a shot and an injection. An injection? An injection to inoculate you against the flu. Against the flu. Va bene, molto bene. Grazie. Altri due, coraggio. Welcome. Io, Teresa. Teresa e Antonio, coraggio. Allora, io faccio la femmina. Ok. Hello. There what seems to be the problem? I am very hot and my nose is constipated.
You mean congested. I'm sure, let's take your temperature. Oh yes, you have a fever. What is your diagnosis? Is it very serious? First, let me see your throat. Say ah. Ah. No, I mean open wide. Oh, ah! That looks fine. It is just as I thought you have the flu. The flu? You short for influenza. Drink lots of water. Take paracetamol twice a day and get plenty of rest. You'll be right as rain in a week or so. Thank you, doctor. You are welcome. And once you have recovered, carry and get a flu jab. A jab? Come and get a flu jab. A jab? What is a jab? It's a shot on injection to inoculate you against the flu. Okay. Va bene, molto bene. Grazie mille, ok? Qualcun altro? Io? Altri due volontari? Io? Yes, please. Giuliana. Io? Giuliana? Sì? Ambra? Giuliana? Sì? Cecilia? Giuliana e Cecilia, va bene. Io lo faccio, il dottore o la paziente? Come volete, as you like. As you like. Parto io? Faccio sì? Dottore allora. Yes. Sì? Hello there, what seems to be the problem? I am very hot and my nose is constipated. You mean congested, I'm sure. Let's take your temperature. Oh yes, you have a fever. What is your diagnosis? Is it very serious? First, let me see your throat. Say, ah. No, I mean open wide. No, no, quella è la parte mia. No, I mean open wide. Okay. Oh, rispettate. That looks fine. It's just as I thought. You have the flu. The flu? Yes, short for influenza. Drink lots of water. Take paracetamol twice a day and get plenty of rest. You'll be right as rain in a week or so. Thank you, doctor. You're welcome. And once you've recovered, come and get a flu jab. A jab? What is a jab? It's a shot, an injection to inoculate you against the flu. Ok, molto bene. Benissimo. Coraggio, chi mancherebbe? Ah, ci sarebbe anche Vittoria. È presente Vittoria? Sì. Una nuova partecipante. Coraggio, Vittoria. Will you start? Ok. Hello there, what seems to be the problem? Ci serve un altro volontario? Io, Ambra. Ambra, benissimo, Ambra, coraggio. I am very hot. And my nose is constipated. You mean congested, I'm sure. Let's take your temperature. Oh yes, you have a fever. What is your diagnosis? It is very serious? Is it? Is it very serious? First, let me see your throat. Say, ah. Ah. No, I mean open wide. Oh, ah. That looks fine. It's just as I thought. You have the flu. The flu? Yes, shorts for influenza. Drink lot of water. Take paracetamol twice a day and get plenty of rest. You'll be right as rain in a week or so. Thank you, doctor. You're welcome. And once you've recovered, come and get a flu jab. Sì. A posto. Benissimo. Allora, ce ne sono ancora due? Altri due volontari? Coraggio? Nessun altro volontario?
Giuliana ha alzato la mano? No? Mi sentite? Sì, sì, Maura. Non sì, sento. Sì, sentiamo. Ho alzato la mano. Sì. Sì, ok. Coraggio. Chi doveva cominciare? Ci siete? Scusa, in quanti siamo? Allora, vediamo un po'. Ma abbiamo già letto. Abbiamo già letto noi. Tutti? Tutti? Forse sì. Forse Maria sì. Rosa, Rosalba. Maria Rosa e Rosalba non vogliono partecipare? Va bene, allora, un po' di vocaboli li abbiamo già acquisiti, perfetto. Allora, andiamo al brano vero e proprio, che è un brano del vostro livello, livello avanzato. Ok? Anche qua, coraggio, leggiamo un paio di righe ciascuno, va bene? Who's going to start? Chi vuole cominciare? Se vuoi cominciare. Siamo a pagina 52. Pagina 52. Se vuoi comincio io. Sì, prego. Lifting the language barrier in health, è questo? Sì. Medically. Sì. Molte professioni sì. Hanno un linguaggio tecnico, spesso incomprensibile ai più, come nel caso dei medici. Il Regno Unito sta cercando di facilitare la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti. Britain's National Health Service, NHS, is considered to be one of the best public healthcare systems in the world. The UK's medical professionals offer an excellent level of care. The problem, however, is that often members of the public, while appreciating the first-class treatment, do not understand what these professionals are saying to them. Vado avanti o devo tradurre? No, sì, traduciamo e poi alla fine di ogni traduzione lo diciamo anche con le nostre parole, quello okay. Che a noi è rimasto. D'accordo? Allora, il Servizio Nazionale di Salute, diciamo, il Servizio Sanitario Nazionale dell'Inghilterra, è considerato essere uno dei migliori sistemi sanitari nel mondo. I professionisti inglesi offrono un eccellente livello di cure. Di cura. Mm-hmm. Il problema tuttavia è che spesso i membri of the public del pubblico, cioè dell'utenza. While appreciating the first class treatment, mentre apprezzano i trattamenti eccellenti, non comprendono che cosa questi professionisti stanno dicendo loro. Esatto, perché parlano in un gergo medico. Perfetto, va allora, bene. The service, National Health Service in Britain is excellent, but the problem is that when a doctor are explaining, si dice? Sì. Explaining to their patients, it is difficult for them to understand what they are saying. Ok, molto bene. Va bene, allora, un altro volontario, Fatal Barrier. Coraggio. Fabrizio. Medical jargon is an important, sometimes fatal, barrier to successful communication. It's very easy for patients to misunderstand their doctor. To give just two examples, doctor can talk about a test as positive or an illness as acute. With the public understand the word positive as something good,
but in the medical world, a positive test is not good news. They were testing for something bad and they found. And acute for a health care worker does not necessarily mean terrible. We think of an acute shortage of water, for example, but rather long standing. Ok. Allora, il linguaggio tecnico medico è importante. A volte fatale barriera al successo della comunicazione. È molto facile per i pazienti non comprendere i propri medici. Vi faccio due semplici esempi. Il dottore può per un esame avere un test positivo e per il illness che è il malato è acuto. No, non è così. Allora, tanto per fare due esempi, i dottori possono parlare di un test come positivo o di una malattia come acuta. Ok. Ma sì? Noi, il pubblico, no, non comprendiamo la parola positiva. No, però lì non c'è. No. Noi, gli utenti, comprendiamo la parola positiva. La parola positiva come buono. Ma come qualcosa di buono. Ok. Ma per il linguaggio medico positivo, un test positivo non è una buona notizia. Of course. Okay. Mm-hmm. Giusto? They were testing for something bad. E molti test non sono. No, no, they were testing. Questo è un past continuous. Ok. Quindi loro stavano testando, cercando qualcosa di negativo. Di negativo. E l'hanno trovato. E l'hanno and trovato. They found it. E l'hanno trovato. Okay. E acuto per un operatore sanitario non è necessariamente una cosa, significa terribile. Noi pensiamo che un'acuta mancanza d'acqua, per esempio, ma piuttosto, aspetta, Sandig, che durano da tempo. Una cosa di vecchia data. Quindi noi pensiamo, to think of, che sarà pensare a, noi pensiamo ad una forte carenza di acqua, per esempio, questo è acuto, no? Sì. Ma piuttosto come un qualcosa che dura long standing. Va bene. Coraggio, improving allora. In communication. Allora, ok. Pinuccia? Sì. Improving communication. Poor health literacy can have an important impact on a person's health, even making their lives shorter. People who have problems understanding medical information are more likely to end up in the emergency room and spend more time in hospital. They do not get vaccinated against season flu or go for screening tests because they do not understand the public health campaign. NHS website is one of the most visited websites in Britain with over 43 million visits a month. No? Yes. Vado avanti. Sì. Se vuoi, sì, if you like. Okay. In order to improve communications with medical professionals and the public, the website is gradually incorporating the language that the ordinary people use.
Faccio fino a qua. Ok, let's do it. Ok. Dunque, migliorare la comunicazione. La comunicazione. Una scarsa alfabetizzazione sanitaria può avere un impatto sulle persone. Forte impatto sulla salute. La salute delle persone. Anche accorciando addirittura la loro vita. Molte persone hanno dei problemi di comprensione del gergo medico e è molto probabile che alla fine no che finiscano col finiscano al pronto soccorso e passino molto tempo in ospedale e passino molto del loro tempo in ospedale. Certo, giusto? Perché si creano dei malintesi. Dei malintesi. Ok. Dunque, essi non sono stati vaccinati. Aspetta. Loro non si vaccinano contro l'influenza stagionale. Contro l'influenza stagionale non fanno gli analisi di controllo perché non hanno capito la campagna pubblicitaria per queste cose. Perché non capiscono le campagne pubblicitarie. Okay. British National Health Service, il sito della British National Health Service è uno dei più visitati siti in Gran Bretagna, con oltre 43 milioni di visitatori al mese. Al fine di migliorare la comunicazione tra il medico e il pubblico, il sito è stato gradualmente aggiornato al linguaggio ordinario del popolo. In modo che la popolazione possa capire le parole che ci sono in questo sito medico. Ok, va bene. Chi vuole continuare? Vado avanti io. Please. Sì. Ok. Around 40% of those who consult the website have poor health vocabulary, while 60% have problems with numbers. There are also other factors to consider. When a person consults the website, they could be worried or even desperate or affected by medication or perhaps English is not their first language. Some people are embarrassed to show their ignorance and do not ask family or friends for help. They could also have literacy problems, such as dyslexia. Making the information easy to find and then understand is vital. Okay. Circa il 40% di questi che consultano il sito hanno un ridotto vocabolario medico, diciamo così, sanitario. Vocabolario medico, mentre il 60% ha problemi con i numeri. E
Sara, ci sono altri fattori da considerare. Quando una persona consulta il sito, quando una persona consulta, they could, possono essere preoccupati, o anche disperati, o affetti, affected by medical. Ma diciamo sotto l'influenza dei farmaci, no? Medication. O forse l'inglese non è la loro prima lingua. Anche questo, ok. Sono in imbarazzo a manifestare la loro ignoranza e non chiedono ai familiari o agli amici di essere aiutati. Essi possono anche avere... Potrebbero avere problemi letterari, cioè non capire. No, di alfabetismo, come per esempio la dislessia. Problemi letterari, come ad esempio la dislessia. Ok. Facendo informazione facile... rendendo l'informazione facile... Si trova rendendo nel senso l'atto del rendere l'informazione facile facile da essere reperita, da trovare e capirla è vitale. A volte è semplicemente difficile reperirle queste informazioni, a volte invece è difficile capirle, magari le troviamo su internet, no? Noi cosa facciamo? La prima cosa subito su internet, quello che dice internet è, poi però l'interpretazione è tutto un altro par di maniche, ok? Va bene, allora siccome mi sembra che non tutti abbiano provveduto a fare la spiegazione con le loro parole. Direi che per casa, una volta ultimato questo, lo potreste o dovreste riassumere con le vostre parole, traendo anche un vostro commento personale. D'accordo? Quindi tutto questo per il prossimo lunedì. Proseguiamo pure, problem guide, chi vuole continuare? Allora, chi vuole proseguire? Rossana, magari? Do you want to go on, Rossana? Ok, sono qua. Yes. A problem guide. The NHS website offers... Ciao, Rossana! Ciao. A short guide to help people understand particular problems. The guide answers basic questions and initiates the public into a new language which allows them to communicate with their doctor using authentic medical expression. The website language is simple, even childlike, talks about pee and waterworks and not urinating, for example. The vocabulary can be graphic with moles, described as flaky or leaking and not suppurating. Mi fermo qua. Ok, good. Guida ai problemi, vuol dire? Allora... Il sito del Servizio Sanitario Nazionale offre una piccola guida per aiutare la gente a comprendere i problemi particolari. La guida risponde a domande semplici e di base. E per iniziare, cioè per il pubblico,
ha un nuovo linguaggio, il quale consenta loro di comunicare con i loro dottori usando un autentico autentiche espressioni mediche. Il sito, il linguaggio del sito è semplice, anche infantile. Il sito parla circa PP e cambiare l'acqua alle olive e non urinando, per esempio. Il vocabolario può essere grafico, con lei descrivendo come friabili o che pendenti vuol dire perdenti o che perdono acqua. O che perdono acqua e non suppuranti. Sì, è proprio un linguaggio di base, quindi abbastanza semplice da affrontare. Va bene. Grazie mille. Vittoria, do you want to read, please? Yeah. The simplicity of the English is most obvious in the website guide. The A to Z, giusto? To Z of NHS writing. People can find medicine at the pharmacy rather than the chemist as pharmacy is much more popular as a search term in Google. Instead of diuretics, the guide refers to tablets that makes you pee more. The term EG is avoided as many people do not know what it means. So the site uses such as or like. Numbers, measurements and dosages are also spelled in full, as abbreviations can cause errors. On the page about flatulence, you will find farting and not passing wind or breaking wind. These phrases often confuse foreigners. The esophagus is also called the food pipe. Ok. Allora. Vedete com'è un linguaggio tutto colorito, è tutto da vedere. Allora, la semplicità dell'inglese è molto ovvio nella guida sul sito e dalla A alla Z dell'istituto di sanità è tipo una guida, sì. Sì, l'ABC dell'istituto di sanità, ok. Allora, le persone possono trovare i medicinali alla farmacia piuttosto che al farmacista perché la farmacia è molto più popolare come termine cercato in Google. Certo. E invece di diuretici la guida si riferisce invece fa riferimento a pillole tipo pastiglie che ti fanno fare più pipì. Ok. Poi il termine EG è evitato perché molte persone non sanno cosa significa. Quindi il sito usa per esempio o per esempio tutte e due per esempio. Certo, sì. Poi i numeri, misure e dosaggi sono scritti per esteso. Sì. Perché le abbreviazioni possono causare degli errori. E nella pagina che riguarda la fraudolenza, tu trovi, sappiamo tutti cosa vuol dire, c'è scritto. Ok, sì, c'è scritto là, nella nota numero 26. Okay. Esatto. Sì. E non penso entrare e passeggiare nel vento, oppure romperlo.
In queste frasi sono spesso confondono gli stranieri. Ah, certo. L'esofago è anche chiamato, cos'era? Condotto del cibo. Perché pipe è un tubo, è il tubo. Sì. Sì, sì. Ma non è anche la pipa? Sì, anche. Sì, okay. Sì, certo. Va bene. Poi, chi altro? Ambra, magari vuole continuare? Doctors and patients? Coraggio? Doctors and patients. Many people do not understand expressions relating to hospitals. This is important if a general practitioner recommends treatment which necessitates a hospital visit. What exactly is a department of radiology or oncology? Sometimes people do not know what they have cancer because they don't know what oncology means. People do not connect X-rays with radiology. Is radiology connected with radios? Jargon here can be fatal. Ok, bene. Allora, dottori e pazienti. Molte persone non capiscono le espressioni relative degli ospedali, che usano gli ospedali. Questo è importante se un medico generale raccomanda dei trattamenti, delle cure che necessita una visita ospedaliera. Che cos'è esattamente il dipartimento della radiologia o l'oncologia? Spesso, qualche volta, le persone non sanno il motivo per cui hanno il cancro. Perché non sanno che ce l'hanno addirittura, perché molte volte nessuno glielo dice, sapete com'è, no? Le cose vanno anche così. Esatto. Quindi questa è la comunicazione che noi normalmente troviamo in giro, non c'è da stupirsi, no? Perché non sanno che cosa significa oncologia. Le persone non connettono i raggi X con la radiologia. È la radiologia connessa con i raggi? Jargon qui può essere fatale. Ok, va bene. E chi vuole concludere? Coraggio, better patients. Rosalba. Sì. Yes, please. Allora, better patients. In one sense, behind attempts to improve the level of communication between doctors and patients is the idea of having better patients, which in turn helps doctors. As Dr. Hugo Reiner, a consultant for the NHS website, said on BBC Radio earlier this year, most Western illnesses, le malattie, are long-term conditions that you have to live with, and so the more that you can educate the patient to look after themselves and support them to look after themselves, then the easier your life is as a doctor. Allora, in un certo senso, al di là dei tentativi di migliorare il livello di comunicazione tra dottori e pazienti, c'è l'idea di avere pazienti migliori che a loro volta aiutino i dottori. Come ha detto il dottor Hugo Reiner, un consulente, consultant del sito ha detto alla BBC, alla radio BBC all'inizio di quest'anno, la maggior parte delle malattie straniere occidentali, sono di lunga durata.
Sì, hanno delle così condizioni che durano a lungo, ovviamente. Sì, così che tu ci devi convivere. E, certo. La cosa migliore che tu possa fare è educare il paziente a aver cura di sé stessi e certo. aiutarli a avere cura di se stessi, poiché la vita... perché la vita più facile, la tua vita più facile è come dottore, no, non ho tradotto male. Sì, come se tu fossi il dottore di te stesso, ma d'altra parte, ecco. sempre più spesso l'abbiamo visto noi, l'abbiamo sperimentato col Covid, no? Che sempre più spesso sì. siamo poi ancora noi a doverci occupare di noi stessi. Certo. Moltissimi in questa occasione hanno dovuto rimanere a casa da soli curandosi. Quindi è un po' come così, prevedere, no? Prevenire è meglio che curare, quindi imparare già da subito a prendersi cura di se stessi. Okay. Ok, so what do you think about this? Do you think it would be useful for us? Che sarà utile per noi? Sarebbe utile tutti questi consigli che ci vengono dati in questo brano? Cosa ne pensate? Yes, of course. Perhaps. 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 What do you mean by perhaps? Che cosa si intende per forse in questo caso? Sometimes is true. Sometimes is not true. Ok. Ma questo può valere per tutto, allora ciò che noi, ciò che noi leggiamo, consideriamo, commentiamo. Va bene, allora io aspetterò le vostre relazioni, diciamo così, anche con i vostri commenti e soprattutto vi invito a prendere debita nota di tutto ciò che vi è nuovo, vale a dire dai vocaboli ma anche soprattutto ai verbi, che ce ne sono tanti, compresi quelli della conversazione, ok? Allora, questo per prossima volta. Invece, per la prossima volta di conversazione, che sarà sabato mattina, dobbiamo terminare quelle due parti dedicate ai viaggi, che uno era il San Francisco e l'altro era l'Australia, non so se vi ricordate, d'accordo? Per quanto riguarda invece la grammatica, Mondi Beach, sì, esattamente quello, per quanto riguarda invece la grammatica, io vi inviterei a consultare la pagina 117, ok? Anche magari aiutandovi con quello schemino di cui dicevamo prima, la catena del passato. Quindi, per la prossima volta vi chiederei di leggere a casa voi da soli il brano numero 15 e il brano numero 16. E di rivedere la catena del passato. D'accordo? Bene, io naturalmente non mi sono dimenticata di tutti i vostri bellissimi lavori che avevate fatto. Non so se in merito a tutto quel discorso ecologico ambientale, spreco zero, eccetera, eccetera, voi vi siate documentati ancora un pochettino. Mi ricordo che eravamo rimasti al discorso del vento, dell'energia eolica. Se naturalmente... Scusa, sì? Scusa, sono Rossana. Cosa intendevi Rossana. Con il numero 15 e 16? Prima del libro, quando... del libro di Real Life, i dialoghi 15... Sì? 15 e 16? Sì, sì. Sì, sì, quindi, no, ho capito. I dialoghi numero 15, numero 16. Esatto, sì. Ok. Che sono a pagina 110, poi c'è la trascrizione 111, 113. Le perle 112, 113, 114 e l'American Corner 115. 116 e 117 vi riporta alla grammatica, vale a dire la catena del passato.
Okay? Ok? Sì, sì, ho capito, grazie. Sì, ecco, sì, tutto chiaro. Senza trascurare, mi raccomando, il nostro aspetto ecologico ambientale. Quindi, okay, se avete ancora il programma di scrivere o di scovare delle altre cose, vi ricordo che eravamo rimasti all'energia eolica. Avevamo parlato del vento e dell'energia solare. Questi erano stati gli ultimi argomenti del 2020. Va bene, io vi ringrazio. Maura, scusami. Allora, per il quanto riguarda speak up di dicembre, che noi non siamo riusciti a trovare, ci manda allora le scansioni Levelina, giusto? Per dunque, si era offerto Walter, se non sbaglio. Walter, tu ti eri offerto. La mando ad Evelina, Evelina la manda. No, Pinuccia, il materiale di Mauro di stasera l'ho già mandato a voi. No, Evelina, scusa, parlavo di speak up di dicembre, la San Francisco e quell'altro che dobbiamo fare per sabato. Ah, no, se Mauro me lo gira, me lo mando io. Ecco, sì. Va bene, grazie. Evelina, te lo mando io e poi tu li mando grazie. Invece, Maura, scusami, in quale come si chiama quel negozio lì? Libraccio sei andata a vedere quella cosa di inglese? Oh, ma ce l'hanno tutti, non so, da quello di Porta Genova, quello che è più fornito in assoluto è quello di Romolo, e secondo me sono anche molto molto gentili a Romolo, perché Romolo, poi bisogna anche trovare l'interlocutore giusto. Però anche lì a Porta Genova ci sono tutti lì. Se poi lo trovate, sì. Maura, ma com'è che si chiama questo riassunto del verbi e della grammatica? Ma guarda, il mio, che è questo qua blu, non si chiama. Dice verbi inglesi a prima vista, te lo faccio vedere così. Poi c'era anche quello che aveva mostrato qualcun altro, che era verde, ok? Ma sono ugualmente validi tutte e due. Quello che voi trovate va bene. È più che altro una memoria per voi, una memoria visiva, uno schema per voi questo. Ok? Per ripassare un po' tutti i tempi verbali. Va bene? Ok, grazie. Io vi ringrazio. I thank you for being with me. And, grazie.